Neanche il coronavirus ferma ArcelorMittal. È incredibile. Anche il prefetto ha dato l'ok a che 3.500 unità lavorative possano evidentemente mettere a rischio la propria vita, la propria incolumità, quella dei propri familiari e dell'intera collettività. Il prefetto ha detto in buona sostanza che si può continuare addirittura con una percentuale, un numero di lavoratori impiegati superiore a quello che era l'accordo tra azienda e sigle sindacali. Parliamo di tutto questo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Ieri ci siamo sentiti, abbiamo realizzato l'intervista e ho detto ma credo che il prefetto non oserà mettersi contro il governo. Così purtroppo è stato. Ma è stata una decisione dal nostro punto di vista che per certi versi supera ben oltre, come dire, i limiti imposti dall'umana comprensione. Tra l'altro, lo dico però senza rabbia, io credo che se si legge il documento, l'ordinanza prefettizia, il decreto prefettizio, si ha l'esatta dimensione di come è ridotta malissimo il nostro paese, l'Italia, perché il prefetto interpella custode giudiziario, il comandante dei vigili del fuoco di Taranto, il comandante dei vigili del fuoco di Bari, lo special di Taranto, cioè tutta gente che di Ilva non capisce assolutamente. Che competenza ha rispetto a chi la vive? Competenza zero, lo dimostra il fatto che si sono fatti imbrogliare da quattro parole aziendali, tra l'altro i numeri, perché più tardi poi daremo dimostrazione di quello che stiamo dicendo, smentiscono nei fatti quello che hanno scritto all'interno dell'ordinanza, ma c'è un dato. Il dato è che il sindacato, nel secondo step, durante gli incontri settimanali, aveva concordato con l'azienda un numero più basso di persone da tenere dentro, che erano 3.200 e 1.800 dell'appalto. E questo è riferito a martedì quando si è fermata Acciaieria 1. Noi stavamo intorno a 3.7-3.8 come presenza, a seguito della fermata di Acciaieria 1, quindi scemava ulteriormente il numero dei dipendenti e si attestava intorno ai 3.200. Oggi invece esce un'ordinanza in cui ci dicono che ce ne vogliono 3.500, poi con una contraddizione enorme, in cui si dice puoi produrre ma è vietato la produzione ai fini commerciali. E dove se la tengono? Sul comò di casa loro? No, ma il paradosso è questo. Cioè, la produzione dove viene messa? Ecco, mi viene un po' da ridere, se non ci fosse da piangere. Questo tipo di logica lo puoi applicare ad un panificio, in cui dici il pane fresco se lo fai non è vendibile ai fini commerciali. Cioè è chiaro che produce acciaio, io faccio la bramma, lavoro il coils e dopodiché lo venderò passata l'emergenza. Sempre produzione ho fatto, cioè non cambia assolutamente nulla. Ma tra l'altro c'è un'incongruenza generica sui numeri, perché anche qua, se tu dici che è vietato fare produzione ai fini commerciali, a un certo punto dovresti dire che devi tenere aperte solamente le due aree di competenza, quelle che ti servono per la salvaguardia impianti, secondo loro, che sono Altiforni, quindi Area Ghisa in generale, e Acciaieria. Sai quanto è il totale dei dipendenti di Area Ghisa e Acciaieria messi insieme, compresi quelli che giornalmente stanno di riposo? 3.200 persone. Cioè anche qua c'è un'incongruenza, è come se a un certo punto gli hanno regolato persone in più. La cosa che, come dire, mi delude è che si è presa una decisione ascoltando l'azienda che è di parte, ma andando ben oltre, sì, non hanno ascoltato i numeri proposti, concordati con l'azienda, peggio ancora. Sì, è paradossale, sì, infatti ci hanno detto guarda, tornate indietro, l'ultimo accordo sindacale non vale, peggioriamo la condizione. Ma il paradosso è che si è presa una decisione con l'azienda, che è di parte chiaramente, e con tutta una serie di organi tecnici che non ci capiscono un tubo di Ilva, perché io non ce l'ho col comandante dei vigili del fuoco di Taranto, ma probabilmente lo dobbiamo accompagnare per spiegargli quante portinine stanno all'Ilva. E addirittura c'è una dichiarazione che il comandante dice che 1.200 persone non bastano a garantire la sicurezza degli impianti. Cioè noi che sono 22 anni che stiamo qua dentro, no? Come dire, non riusciamo a fare. Lui come riesce in così poco tempo, come dire, a capire quante persone ci vogliono, quante ce ne vogliono? Guarda, è tutto paradossale, però in realtà poi c'è un fatto vero, la decisione è politica. Infatti ho detto, il governo Conte, che aveva autorizzato la produzione all'Ilva, ad ArcelorMittal, aveva consentito,
chiaramente il prefetto si sarebbe trovato in difficoltà a contraddire il suo datore di lavoro, tra virgolette. La decisione è politica, perché in realtà è esattamente quello che dici tu. È chiaro che siccome Mittal voleva andare via, l'hanno costretto a rimanere, deve rimanere fino a novembre, l'idea che secondo me qualcuno si è fatto nella testa è: guarda che se lo mettiamo in condizioni di ridurre al minimo tecnico, inventeranno qualche scusa, se ne va prima, danni sugli impianti, e secondo me è stato questo il ragionamento. Però, lo ripeto, vale per tutti gli attori, compresi i commissari che erano presenti. È assurdo prendere decisioni senza... Cioè, è come se chiami me, che faccio il sindacalista e vengo da questa fabbrica, a un certo punto mi chiedi, come dire, di dire la mia su un composto chimico. Cioè, è assurda una cosa del genere. In Italia però avviene. Ecco. Rizzo, e se, facendo tutti gli scongiuri del caso, dovessero moltiplicarsi dei casi di coronavirus, poi c'è qualcuno che deve rispondere. Ma qui non risponde più nessuno, perché hanno fatto doppie operazioni. Non è che il coronavirus si diffonde per opere e virtù dello Spirito Santo. Hanno fatto due operazioni che sono pericolosissime. Uno, hanno dato l'ok, come dire, non sapendo tecnicamente di che cosa stanno parlando, perché io lo ribadisco, non è un'offesa, questa è tutta gente incompetente, che come dire, che è di fabbrica, non dovrebbe assolutamente... Che non ha competenze in materia. Secondo, hanno dichiarato ufficialmente che non ti puoi manco difendere con lo sciopero più. Perché nei fatti stanno dicendo che 3.500 persone sono le persone di cui, come dire, che devono tutti i giorni venire all'interno di questa, e 2.000 dell'appalto, 3.500 più 2.000, 5.500 persone. Noi ci eravamo accordati nell'ultimo step con l'accordo aziendale a 5.000, cioè addirittura questi che fanno? Fanno un'ordinanza in cui ci mettono 500 persone in più, è assurda sta cosa, però come dire, siamo a Taranto, tutto è possibile, e tra l'altro come dire, abbiamo capito ormai che ArcelorMittal non solo è impunita all'interno dei confini nazionali, è impunita anche, come dire, su tutto il resto, ha l'immunità su tutto, ecco. Vincenzo Mercurio, segretario di settore qui ad ArcelorMittal USB, commentiamo questa decisione scellerata. Beh, io credo che questa decisione tenga poco conto di quelle che sono veramente le esigenze della popolazione. Io faccio l'esempio quasi su me stesso, no? Dove sono un soggetto a rischio, io ho delle patologie mie e chiaramente mi metti nelle condizioni che se contraggo il virus mi hai ammazzato. E altrettanto come ragionamento io dico anche, noi tutti i lavoratori di questa fabbrica all'interno della nostra famiglia abbiamo, no? Diciamo anche soggetti fragili e a rischio. Chiaramente con questo tipo di assetto, con questo tipo di atteggiamento stiamo mettendo in discussione quella che è veramente la salute di Taranto.